Orlando aveva chiesto congedo, pensa un po' che sfortuna. Va bene, consigliere Rossetti, la vicepresidente della giunta è presente in aula, io credo che come sia consentito aggiungere il voto dalla presenza dell'aula, così può essere considerata presente. La prego di continuare, consigliere Rossetti. Se c'è un po' di silenzio, volentieri. Allora, accolgo l'insulto di Scajola che dice che faccio cacciara, ma... Consigliere Rossetti, poi mi costringe a dare la parola all'assessore. Hai detto che faccio cacciara. Ho le orecchie grandi perché sono un asinello e t'ho sentito. Guarda, purtroppo, essendo un asinello, le orecchie grandi l'ho sentito. Però, Presidente, io avevo suggerito di sospendere. Se mi fanno parlare, io proseguo. La ringrazio. Allora, noi contestiamo le scelte, o meglio, l'intesa tra l'assente Presidente Toti e il Presidente del Consiglio sulla nomina del Presidente del Corecom. Il Corecom è un organo cosiddetto terzo, perché fa un lavoro di valutazione dei comportamenti delle rappresentanti delle istituzioni, minoranza, maggioranza, consiglio e giunta, e perché media tra i cittadini e i soggetti delle telecomunicazioni. Ad esempio il Corecom ha un importante, fondamentale lavoro di tutela dei minori nel momento in cui sia la pubblicità sia le trasmissioni possano essere nocivi all'interesse e alla tutela dei minori. La legge regionale dice con grande chiarezza due cose: non può essere membro del Corecom una persona che ha incarichi politici, e quindi si pone il tema dell'incompatibilità e dell'ineleggibilità. E poi dice in un altro articolo che il membro del Corecom non deve essere persona soggetta, coinvolta, attiva in un partito politico. Cosa succede? Il presidente Benedetti uscente, nominato sull'intesa Monteleone-Burlando, oggi viene indicato dal Movimento 5 Stelle, che non era in Consiglio regionale quando Benedetti fu indicato, al CSM, a prova che quell'intesa andò su un acclarato professionista, professore universitario, che non aveva mai né aderito né partecipato alle forze politiche. Non sappiamo cosa votassero. Il dirigente politico, ad esempio il segretario della Lega di Sanremo o il segretario del Partito Democratico di Sanremo. Così come un dirigente è un membro di un'assemblea di un partito. L'avvocato Toffi, indicato in questa intesa, due giorni prima dalla nomina, dall'indicazione di candidatura, si dimette dagli organismi della Lega. Quindi persona che non ha mai partecipato attiva a un partito. Ma non solo. L'altro articolo di legge dice deve essere indipendente dai partiti politici. Io leggo l'indipendenza del partito politico in due modi. Hai mai fatto politica attiva? Hai mai fatto dei comizi? Hai mai organizzato i pullman per Pontida pochi giorni prima della nomina? Oggi su Facebook è scomparso quello che abbiamo depositato in commissione, il profilo per cui l'avvocato Toffi, come segretario della Lega, mentre si discuteva sulla sua nomina a presidente tra i due presidenti, l'assente Toti e il presidente Piana, diceva abbiamo organizzato da Sanremo un pullman di 100 persone per Pontida. Ecco la persona autonoma e indipendente dal partito politico. Ma sono curioso perché gli uffici, verbalmente, non per iscritto perché mai osare di scrivere quel che si dice,
ma verbalmente in commissione ci hanno detto: beh, ma se lui continuasse a far politica non solo è elegibile perché si è dimesso, ma effettivamente potrebbe interferire qualcosa. Allora, in data di oggi, io vado sul profilo dell'avvocato Toffi, che si fa vedere in fotina, come spesso ci capita sui profili, e poi la magnificenza dello sbandieramento della Lega, non so se a Pontida o in quale occasione. Ma non solo, si interessa talmente così poco ed è così autonomo dagli partiti politici che mette buon senso al governo Pontida 1 luglio, ma prima, togliendo il fatto che organizza il pullman, in pratica il centrodestra ha perso solo a Imperia, non è molto informato. Ma cos'hanno in testa gli imperiesi? La sindrome di Stoccolma? Non vi leggo per dignità di quest'aula i commenti dall'iscrizione di Claudio Scajola al PD a tutta una serie di riflessioni che i suoi amici di Facebook fanno sul fatto che bisogna sostenere Salvini e la Lega. Ecco, ma io vi chiedo, come ci dovremo comportare noi minoranza quando è già avvenuto due volte, il presidente Toti viene ammonito dal Corecon perché sul sito istituzionale mette notizie in campagna elettorale che non sono istituzionali. Intervenne l'avvocato Benedetti. Noi chiederemo a un sostenitore attivo e a due giorni prima della nomina di presidente della Lega, chiederemo a lui di essere oggettivo nella valutazione delle cose che il presidente Toti metterà nel sito della regione. Noi ci sentiremo tranquilli e i cittadini si sentono tutelati, perché se c'è una forza politica equilibrata che consente a tutti di essere assolutamente tranquilli, non aggressivi e quindi oggettivi, sono gli iscritti della Lega. Sono coloro che inneggiano all'identità nazionale, alla stop invasione con la faccia di Toti, per cui mi immagino come gli immigrati, cittadini italiani, potranno andare tranquilli al Corecom, perché sanno che lui è così equidistante ed equilibrato che guai a dire stop agli immigrati. Spero di avere i due minuti che mi sono stati sottratti dalle discussioni informali avvenute tra me e qualche collega. E perché lo ho preciso, ne ha piene ragioni e diritti, non lo condivido ma si era capito, ma secondo me se i cittadini partecipano alle forze politiche, sono attivi nelle campagne elettorali, se organizzano i pullman nei raduni, se vanno in giro a raccogliere firme, se evitassero di insultare, io credo che ridaremmo forza e voce alla democrazia di questo paese. Non ho mai sentito dire da Toffi che prima o poi toglieremo Senato e Camera. Ma mi chiedo se tra tutti i liguri l'assente Toti e il presente Piana avevano la necessità di indicare il segretario di Sanremo della Lega, membro di Città Metropolitana un tempo, membro dell'Assemblea o della Direzione Nazionale. Avevate solo lui? È ingenuità la vostra? No. Due cose vedo. Uno, state calpestando la legge regionale, la dignità e il diritto di tutela dei liguri, e lo state calpestando per un mero calcolo politico, perché Toffi mai si permetterà di contrastare il padrino Piana, padrino in senso politico, in riferimento, in questo senso. Non lo specifichi ancora una volta perché credo non che sia opportuno. Non dirmi che fraintendi. Sappiamo perfettamente che in politica si cresce avendo un capo cordata, un tempo lo chiamavano un capo bastone, e quindi il proponente Piana della Lega, che fa da capo politico di Toffi, non gli dirà mai di no, così come al presidente Toti Toffi non darà mai di no, perché non può dirlo, per due motivi: uno, perché è convinto che qualunque cosa faccia la Lega sia giusta, trasuda dal suo Facebook, ma anche perché lui evidentemente è convinto che quello che si fa nella Lega sia giusto. Allora voi imponete ai liguri una persona che non può assumere la presidenza del Corecom. Noi cercheremo in tutte le sedi di contestare questa cosa,
che calpesta la democrazia di questa regione. In campagna elettorale Tofi avrà il coraggio di ammonire Totti, ma non ci credo nemmeno se lo vedo. E penso che questo sia grave, e penso che questo sia lesivo di tutti, anche dei colleghi della maggioranza, perché avevate la possibilità di individuare ben altre persone, come facciamo noi quando facciamo le cose, perché caro Scajola sarà andato per funghi, ma ha messo uno che poi altre forze politiche, perché è un tecnico, rispettano l'attuale presidente. Allora termino. La invito a concludere, consigliere. Non avevo dubbi che mi invitasse a concludere. Allora io termino dicendo che siamo di fronte ad un atto arrogante e brutale che non è solo antidemocratico, ma calpesta i diritti dei cittadini, a partire dai minori. A partire dai minori. Perché se c'è un organo equilibrato e neutro, lo sarà per tutti. Ma se un organo non è equilibrato e neutro, potrà non esserlo per nessuno. E il gesto di oggi è un gesto molto grave, perché avete calpestato due articoli di legge. Grazie consigliere Rossetti. Ha chiesto di intervenire il collega Pastorino. Prego.